interessante perché oltre a dare una visione ampia sulle tematiche affrontate, dà la possibilità di essere operativi, quindi con gli workshop pomeridiani questo corso si connota proprio per la operatività e per la possibilità poi di applicare nelle nostre strutture museali quanto acquisito durante il corso. Sicuramente nella nostra struttura museale, che in particolare è il Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, che è il museo pilota di questo progetto europeo, e quindi lì verranno applicate queste tecnologie. Verrà applicata la digitalizzazione, che è sicuramente importante per una piena e completa inclusività, e soprattutto le tecnologie, questa tecnologia sarà sicuramente di supporto e andrà ad aumentare addirittura le presenze, perché la digitalizzazione, la persona che utilizza la digitalizzazione non si accontenta quindi di vederlo a distanza, di vedere un'opera a distanza, ma anzi si crea quella fidelizzazione e quella confidenza con un'opera, con una struttura museale, che poi invoglia proprio a visitare, a entrare in un luogo davanti a un'opera di cui si è già a conoscenza abbastanza piena. Il corso mi è sembrato molto interessante, in particolare le tematiche che abbiamo affrontato erano coerenti con quello che era il tema generale, e quindi molti sono stati gli argomenti trattati. In particolare ho apprezzato molto gli spunti che sono nati dalla conversazione con gli altri professionisti museali, appunto, del settore, e anche dal bell'ambiente che si è creato, che ci permetterà, spero, anche in un domani di poter continuare a collaborare tra di noi, anche in ottica di rete, diciamo, di creare una rete tra professionisti museali di questi piccoli musei. E anche ovviamente è stato interessante l'approccio che c'è stato sull'uso di queste nuove tecnologie e come possono essere sfruttate al meglio all'interno di queste piccole realtà. Nel futuro penso che queste competenze che abbiamo acquisito durante questi giorni ci serviranno molto, e le potremo riutilizzare per creare dei contenuti che ci permettano di intercettare nuovi pubblici, nuovi visitatori, ma anche fidelizzare gli stessi. Infatti abbiamo appreso molto su quello che è l'uso di queste nuove tecnologie e soprattutto sull'importanza che hanno, specialmente se parliamo a livello economico, perché sappiamo che questo è un problema per i piccoli e medi musei, e infatti abbiamo visto che molte sono le tecnologie che possiamo utilizzare senza un grande dispendio economico, e quindi questo permetterà ai piccoli e medi, potrebbe permettere nel futuro ai piccoli e medi musei di avere una marcia in più nel rapportarsi al meglio con il pubblico. E in generale volevo anche aggiungere che mi ritengo soddisfatta di aver partecipato a questo corso, e sono anche, diciamo, felice di questa opportunità che ci è stata data da Fondazione Marche Cultura. Il corso è stato molto molto interessante, estremamente vivace, molto molto partecipato, e abbiamo avuto un ampio spettro di persone che vengono da tutte le Marche, quindi assolutamente un successo, sicuramente riproponibile anche per altri tematismi che riguardano i musei. Sicuramente per ampliare il pubblico, ma soprattutto per rendere il dibattito culturale, per fare un servizio di qualità sulla cultura. E è chiaro che così rendiamo più partecipi i nostri pubblici, ma soprattutto li rendiamo più protagonisti del loro patrimonio culturale, e questa mi sembra la scommessa da vincere.